Andiamo! Capitolo 2 dell'episodio 2. Ci sono dei tipi di munizioni che possono essere sparse dal cannone ferroviario, tutte con proprietà differenti. Ecco, spoiler, il cannone ferroviario è quello che... è quello che vedremo adesso. Spoiler gigante. Eccolo. Ecco, queste qui sono le tute della neve che c'è in questo Lost Planet. Quelle quindi viste nel prologo sono quelle di vecchie, da come avete notato. Quelle vecchie del primo Lost Planet, si sì, conoscono. E là, eccolo qui! Enter Central City via the industrial area, and then seize that weapon. Bene, quindi il nostro obiettivo è cambiato, dobbiamo possessarci del cannone ferroviario. Ferroviario! Oh, colpendo un compagno di squadra con un fucile inutile può avere diversi effetti. Va bene, lo sappiamo. Treno! Ah, quindi chi se ne frega dalla città, noi pensiamo alla missione. Giusto, questa è la mentalità Nevek, lo sapevo. Quello è il deposito fornitura, da lì potete accedere al centro della città bene. Quindi questa qui è la zona dove siamo, tipo in macchina. Avvicinarsi all'obiettivo, fase 5, madonna. L'obiettivo è... No, come possiamo chiamarla? Questa qui è la fornitura, sì, ma a me sembra più un'area di discarica, sinceramente. Poi vedrete perché. Sarà difficile mantenere sovviata quell'area con il satellite. Vi passo le ultime trasmissioni intercettate. Giudicate bene la situazione di volta in volta. Va bene, quindi massimo troviamo una sezione dati. Ok, qui non c'è niente. Teoria sì, ok. Abbiamo trovato dei... Abbiamo dei bassi fondi. Trovate ed eliminate le rupi. Ah, quindi questi sono i bassi fondi, ok. Siamo in quarto comunque. Gli abitanti dei bassi fondi stanno attaccando. No! Neve che ne messi fondi! Oddio! Dannazione! Devono aver scoperto il cannone ferroviario! Leggo perché non si leggono nel video. Adesso quindi siamo nell'area bassi fondi. Quella di, prima la chiamavo area di periferia, comunque. Questa qui adesso invece. Area bassi fondi 100%. Molto bene. Quindi qui i messaggi all'inizio erano... Passa, 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 passa. No, ci ho ripensato. Qui si va da qualche parte? Sì, si va da qualche parte. Bene, andiamo di qua. Disattivate le torri sentinella. Tutte le torrette messe a tacere, da notare che mi è andata via l'armatura da battaglia. Sì, perché quando si inizia un capitolo, tutte le robe dell'inizio vanno via. Ma io sono a corto di munizioni! E a corto di energia termica. Io sono a corto di munizioni, datemi un'arma! No, il lanciafiamme è troppo pericoloso! Oh, c'è una stazione dati, non me ne sono neanche accorta. Ecco, io ando di scarico questo posto perché vedete che ci sono tanti scritta tutto lì. Ecco. C'è un motivo se... Ecco, lì intanto da notare che i personaggi, i miei amici, hanno cambiato nome perché sono, appunto, siamo di un'altra squadra, quindi c'è un nome diverso. Adesso c'è Greenfield, Discrete 51 e Gova Flame. Adesso vi faccio a pezzi tutti, morite! Certo perché se Sama... Certo che se Sama... Senza... Sì. Senza l'armatura da battaglia faccio proprio schifo nella vita. Cioè proprio nella vita mi si abbassa in 3 secondi. C'è qualcosa qua? No. Ecco, questi sono tutti trita tutto che se magari non ci cado dentro serve un bene, che dite? Ok, il
Il polverizzatore è il tuo amico. Ecco, adesso quindi questo è il polverizzatore. Noi dobbiamo come fare? Il polverizzatore è un alleato. Ok, già fatto. Perché bisogna far andare dentro quei... dentro i cosi. Cioè dentro i polverizzatori nemici. Vabbè, abbiamo già fatto. Mi hanno colpito, hanno colpito me, hanno colpito il nemico. Cioè il nemico ha colpito me, ha colpito l'amico suo, suo. Ragazzi, evitate di morire per favore. Se fossimo in quattro persone vere, magari sarebbe più intelligente la situazione. Posto? Oh, ce l'avevo, incredibile, oh. Ce l'ho fatta. Perfetto. Madonna, che mi ha tirato. Cosa mi ha tirato? È un miracolo se non sono morta. È un miracolo se non sono morta. Nemici spawnati a caso. Arma standard 20 di soldati ci si tira. Ok. Dio santo, c'è uno con lanciafiamme. Tanto poveretti, gridano, poveretti, non sanno cosa gli aspetta. È rimasto vivo proprio quello con lanciafiamme, non siamo tutti qui. E dai, su, adesso che ho degli anni per arrivare, perché c'è questo fatto che il nastro trasportatore va all'aperto apposta. La pressa è tua amica, la pressa mi pare che sia lì, eccola, questa è la pressa. Devo far cascare sotto i nemici. Dai, fatta di sotto, coglioni, che mi schiaccio come se fossi un domani con la pressa. È questa, eccola, questa è la pressa. Ecco, con la pressa sarà un po' difficile farci l'alleata. Pressa, tirati su. Sono morta. Bravi, bravi, mi avete sconfitto. Bravi, bravi. Tanto adesso arrivano gli altri miei compagni. Madonna, quanti erano? Erano 100.000. Vabbè. Ragazzi, avete scoperto cosa succede quando vi fate ammazzare dei nemici. Loro fanno salti di gioia. Ma dove sono i miei compagni di tutto questo? Ma che coglioni, sono rimasti là indietro, madonna, i miei compagni non aiutano. La CPU, la IA è una merda. Va la matura della battaglia, questo me ne ho manco accorta. Adesso... Basta. Questo potrebbe essere un po' più difficile farlo fuori. Ma no, dai, ti ho una granata, adesso muore. Coglione. Ma perché proprio quello con la tua fiamme deve essere... Perché deve esserci quello con la tua fiamme? Che puttana mi manda fuoco. Ragazzi, fate qualcosa di utile. Ragazzi! Utilità, ragazzi, utilità si chiama.
L'ha presa un alleato! Oh, incredibile! Ce l'abbiamo fatta a fare fuori uno, non è pressa! Morite stronzi! Oh, ce l'abbiamo fatta a superare i nostri trasportatori, le presse, le polverizzatrici! Ce l'abbiamo fatta, polverizzatori! Oh, era completato! Oh, madonna! Musica per le mie orecchie! 10 minuti per quest'area, a proposito, 10 minuti! Missione compiuta! Quanto mi dai di votazione? Sarà un C! No, un A! Come, sono morto un sacco di volte alla fine. Il modello prodotto in massa dell'ammortizzatore è lento a riempire la sorta automaticamente. Attivalo manualmente e andare incontro a morte sicura. Ho capito solo di attivare quello che faccio sempre. Ok, area 2. Siamo nell'edificio. Spoiler. Bene. Fase 6, avvicinarsi all'obiettivo 2. Rompi finestre. Va bene. Spacchiamo le finestre. Quindi ti spacca le finestre, cosa faccio? Io spacco le finestre, è una delle cose più belle al momento. Spacca finestre, qualche finestra è rotta, ma tutte le finestre è rotta adesso. Guarda, guarda che ti faccio le tue finestre, annientare le forze nemiche, madonna, qui sembra... che cacchio è sta questa pistola revolver, no, ma che schifo. Sempre a rompere le finestre, oh, adesso ti faccio vedere io, la maestra nel rompere le finestre. Manico rompi, maniaco rompi finestre. Stavo leggendo manico rompe finestre, mi stavo dando del manico che rompe le finestre. Avevo visto la bomba, voi non l'avete visto, siete dei coglioni. Vediamo come funziona sta pistola. Il bello è che ha munizioni infinite, però madonna santa. Sfida a tempo di infiltramento, bene, vediamo quando ci impieghiamo. Madonna, sta pistola è utile, peccato che bisogna, quando dai un colpo, cioè te quando... E prima che uno una volta spari un colpo. Non è chissà che. Però è carina. La tengo solo perché spara, solo perché vuoi essere finita la tengo, Morite! Ah, le tue fiamme! Sua volta, ecco. E fateli fuori, che coglioni. Vabbè, la pistola la lascio lì. Mitra, a più non posso, vecchio stile. Vediamo quanto duro. No, questo qua c'è il mitraglione, c'è il Gatling, cannone Gatling, ecco. Come ho fatto a ammazzarmi? Dai, ma quanto sono stupida. Bravi, bravi. Dai, devo scendere. Devo scendere. Niente, coma flame, addio, coma flame. Ok, dove è finita l'aria, è finita, bisogna andare qui, Ci piegheremo però 100 anni perché non so sparare. Perdo tempo per questo, perché non so sparare, non perché è difficile, perché non so sparare.
Se mi spieghi profondi che fa il mio personaggio quando smette di correre, proprio. È come dire, oh mio Dio, che cosa che ho fatto? Dai dei colpi, ecco. Madonna, 4 contro 1 sono fortissimi. Peccato che sembra che sia solo io l'unica che fa danno. Danno! Oro! Ok, oro cosa per il tempo? Credi partecipi ai tuoi... i tuoi alleati, ma se non si può io partecipare loro, cosa voglio fare? Cosa posso farci? Oddio che stanchezza, mattina, io fossi stato e non ho dormito, madonna. Vabbè. Questa volta hai azzeccato per le tante morti che ho fatto. Oh, questa è l'ultima. Istratete di noi in copertura, attivate stazionati in modo che possa andare forza e se forze amiche. Sì, questa è l'ultima area. Avvicinarsi all'obiettivo 3. Fase 7. Quante fasi? Questa è la fase 7! Voglio vedere di buttare giù quel coglione. Si può buttare giù la gente da WS, mi pare. E cadi! No, non si muore, non muore, quindi ok. Non è come nel primo che quando scolpisci il personaggio casca e te per quelli WS perché casca fuori, no. Ok, facciamo fuori il più possibile, facciamo fuori i sacchi di farina qua, sacchi di sabbia, tipo quelli che si mettono sui fiumi quando vanno i Xbox a boccare, mettono questi sacchi di farina. No, non sacchi di farina, sacchi di sabbia, sacchi di qualcosa. Comunque roba che tiene l'acqua. Stazione dati 1. Che cosa hai sparato? E la madonna di boscata questa! Bene. Sto tizio mi ha rotto le palle però, eh. Vabbè, alle gambe, va! Alle gambe! Mi fisco le munizioni di 3 secondi, ma do che fastidio! No, questa fucile di iniezione non serve a niente, per serve solo a dar vita! Madonna! Guarda che mi tocca fare a prendere la pungente! Potete spawnarmi armi, per favore! Le armi! Ai! Grazie a Dio. Oh! No, niente mica sprecato se non la prendevo io. Me le date le armi, coglioni. Oh. Oddio, un robottone grosso, US grosso, come se quelli di prima non fossero grossi, eh. Cioè, da notare che mi sa che hai multigranata il VS. No, è questo che c'è il multigranata? No, questo c'è il due doppiette. Chi è che è multigranata? Lui, multigranata, ragazzi, è un'arma potentissima. Dobbiamo farlo fuori il prima possibile, altrimenti siamo morti, perché fa un'esplosione nucleare, in pratica.
munizioni VS, le ho fatte fuori. Lì c'è un VS tra l'altro, molto utile. Ok, teorica, ecco, questa è l'ultima stazione d'arte, una volta attivata comincerà il casino. Prima di farlo, quindi prendo questo VS bello. C'è qualcuno qui che non vedo? Si è bugato qualcosa, ragazzi. Qui mi dice che c'è un nemico, ma no. Ecco! Mi dice che c'è un nemico, però io non lo vedo, ok? Allora, sapete che vi dico? Prendiamo questo VS. Sali. Attiva. Ok, scendi. Telecamera lento. Analisi completa, dovrete liberare prima i membri delle forze di difesa per procedere sull'area centrale. Eliminare tutti i sopravvissuti, fase 8. Bene. È il momento di fare a pezzi gente. Dai di lanciare razzi. Madonna, li faccio a pezzi subito. Morti in un colpo. Sono stato veloce. Bene, voi ragazzi fate a pezzi gli altri. Io posso fare a pezzi questi tizi. Mi sono caduto delle robe addosso. Non me ne sono neanche accorto. Sono una cogliona. Qui arriva qualcun altro? Un VS solo, chi è? È stata una collisione di missili incredibile, c'è stata. Voi non l'avete vista, io l'ho vista, ho visto tutto. Io c'ero. Armi e VS usate, beh, io uso solo VS, cioè quindi. Ti ha passato la varia vita dei nemici di sotto. E mi sono accorto che voi la potete vedere. Quindi fa fuori VS contro tantissimo. Gli ho già tolto un bel po', eh. Madonna, adesso faccio pezzi con la doppietta qui, guarda che. Ma lancia razzi, va a cagare, lancia razzi. E tutti muoiono. Oddio, c'è un VS. Il VS sta morendo. Spostati. Ragazzi, sto facendo l'impossibile. Oddio! Questi qui sono carichi. Questi sono carichi. Tu 7 VS distrutti di fila. Si può andare. Cimitero di VS. Ah, si può andare qua? No, non si può andare. Con VS sicuramente non ci si può andare. Ah, lo posso pure riparare VS, ragazzi, non so se ve lo ricordate. No, qui non ci si può andare, questo. Ripariamo il VS, va. Tra l'altro sono a corto di armi. C'ho solo metà vita dei nemici, quindi in teoria. I VS sono finiti in teoria, quindi. Perfetto, il sistema è riparato. Dai che ammiamoci di Gatling. Dov'è il Gatling? Dov'è il Gatling, maledetti i miei compagni? Me l'ha fregato. Uffa, io ho riparato il VS apposta per... Niente. Posto, almeno questo. Questo, utilissimo. Ok, ancora un po' di nemici e abbiamo finito. Oh,
doppia doppietta facciamo. Doppia doppietta, doppia doppia. Spacchiamo tutto, ma muori. Armi VS usate strategicamente, madonna. Madonna, così mi adulate. Incredibile, mi è venuta la parola. 10 uccisioni di fila. A copia che escano, li faccio fuoco. Dai, mancano poche persone. Qui 80 US e 15 uccisioni di fila. Procedete con la prossima fase della missione, siete quasi al cannone ferroviario. Tutti i sopravvissuti sono stati eliminati. Sì, abbiamo fatto una strage, come ovviamente ci si aspetterebbe da Nerek e come si aspetterebbe da me, perché sono vicino a queste cose. Non è vero, però ok, le strage le faccio sempre comunque. Che voto mi dai, regia? Una A! La valutazione sarà A. Ah no, A, B, sì, A, B, A, A, perfetto. Siamo saliti per questo di livello 36, le scatole no, guardate il numero. Comunque andiamo avanti sempre con il capitolo successivo.